Carissimi fratelli e sorelle, oggi sono stato nella Basilica di San Pietro per visitare la Basilica. Sappiamo che non dobbiamo giocare con il diavolo, però sono andato per visitare e pregare là, alla tomba di Papa Giovanni Paolo II, e poi sono entrato nelle, come si dice, sotto catacombe e dove c'è Papa Benedetto. Però prima ho pregato anche davanti le reliquie di San Pietro, il primo apostolo, e poi sono venuto alla tomba di Papa Benedetto, ho pregato là un certo tempo per tutto il piccolo resto, tutta la Chiesa, e chiesto a Papa Benedetto che ci aiuta. E poi era una bella esperienza per me. Ho vissuto bene questo passaggio sotto, e uscendo anche ho incontrato diversi poveri, un povero che mi chiedeva soldi. Sappiamo che tanta gente chiede soldi, non sappiamo chi ha veramente bisogno del soldi. Ho dato a un uomo qualcosa, però non ho dato più, perché erano anche altri che venivano, non hanno visto che ho dato qualcosa, però c'è nella strada, ci sono tanti. Oggi abbiamo sentito che i poveri abbiamo sempre tra di noi, però Gesù non abbiamo sempre. E Gesù, Maria ha dato tutto il cuore, tutto l'amore verso Gesù, e ha unto i piedi di Gesù, lavato i piedi di Gesù con le lacrime, anche asciugando con i capelli. E questo olio che usava è anche chiamata olio, non mi ricordo bene la parola, pistis, no, però è connesso con la parola di pistis. Pistis è la parola in greco per la fede. Così ha espresso la fede. E con i capelli ha asciugato. I capelli sembrano un po' inutile, un superfluo, sai? Per questo tagliamo spesso i capelli con i nostri seminaristi. Però con il superfluo possiamo anche dare quello che è necessario per Gesù, co così diceva San Agostino. Dobbiamo dare a Gesù quello che è necessario per lui, per noi e super suo, anche le soldi. E così cerchiamo di amare di più e cerchiamo di vivere bene questa settimana santa, è così che arriva il trionfo del cuore di Maria insieme con il trionfo di Gesù che ritorna per darci tutto per rinnovare, diciamo, per rinnovare il mondo. Ti l'ho dato Gesù Cristo. Grazie.